tanto che forse voi ne avete già mangiate. Come si chiamano? A cartole. Quando siete già tutti insieme, quando siete. Siamo un po' di salame, un po' di gorgonzola. Sì. Avete detto voi stasera una roba leggera. Sì. Abbiamo fatto, cioè più che altro lei, la vellutata di zucca. Buona. E poi le zucchine ripiene. Però le zucchine ripiene di loro stessi. No, ma perché noi abbiamo un po' di burocrazia. Però lo Shiba e Vaio, ma Vaio non ne vedo neanche più. Sì. Chi sono quei due? Sono i miei figli. Ma lei chi è? Sono il fratello del fratello e il fratello della sorella. E come Lisa non la Lisa la grande. È vero? No, ma lasciamo, sto la merda e dormo in macchina. Cos'è? Chiamiamo Valeria. Infatti che vabbè, se tu vai a mettere un cucchiaino io non se lo metto. Cosa? Dico, questi qua fanno girare il casino. Guarda che si possono togliere dalla loro. E il bello è quello, perché sono tutti ordinati lì. Allora, la prima di Nato, guarda, la dico con te. No, ho dovuto allungare il tavolo perché sennò non ci stiamo. No, ho capito, però magari va bene. Buon appetito. Auguri, buon appetito. Buon appetito. Auguri a tutti. Anche a te. Sì, sì. È buono? Buono, brava. Questo era un esperimento, eh? Ve l'ho detto dopo. Girati, girati, scelta. Eccolo lì. Così ti prendo, se no. Prendo la testa. È Galeron? Galeron. È Galerecrine? Pepe. È Pepe? Pepe. Ah, Pepe, capo. Sì. Yeah.
malato, era pure malato, quindi non è andato a sciare per ora, ma insomma sta riprendendo. Prego, prego, io che non ho avuto la competenza. Giulia. Qua Giulia. Auguri, auguri. Auguri. Viva tutti noi! Paola, fa venire chiaro, di qua, fa venire appunti, qua, che ti posso dire? C'è la Paola che finisce, ma no, tu sai che stasera digerisci anche perché mangi lentamente. Ci viene fame, devi cucinare un'altra volta. Va bene, allora scendo, vado a piccole dosi. Così. Ho letto piante la tortilla. Bastano. Bellissimo. Ancora una. Sì, direi che sta. La donna? Nonostante non lo so di corpo, comunque. Capito? Sì, ma quello si è messa quella in casa. Ma anche perché ci sono. Ma invece ha fatto di stasi. Si appiccia dalle domande. Sembra anoressica perché sono l'unica che non sta mangiando. Che si pide un altro stingo. Incazza tantissimo quando i clienti o la gente che passa le urta il manubrio e si storce. Stava moglie e lei ovviamente in cucina, perché la cucina da si vede fuori, e passa un ragazzo che urta il manubrio e si storce. Quindi ogni volta che si storce il manubrio qualcuno deve uscire a raddrizzarlo, se no lei impazzisce. Allora faccio, vabbè Cristina, tu stai facendo la pizza, non ti preoccupare. Ma lo addrizzo io. Io porto i piatti giù qua mentre salgo, quando salgo esco un attimo tutto. Prendo i piatti, scendo giù, risalgo, e anche ci sta questo gruppo di studenti, che è un gruppo di studenti che viene fisso al locale francese. Allora ci saluta, arrivederci. Apre la porta, esci fuori, non si accorge, dietro di lui esco anch'io. Stavo molto vicino. Chiusa la porta, non c'è nessuno per strada. Io però stavo proprio dietro di lui, a un certo punto rapido, questo, alza la gamba! Madonna! Si è alzato, ma si è sentito addosso a me. Questo è per il video. E questo non se ne è accorto proprio, diciamo, se n'è andato, tranquillo, io sono rimasta a ridere, non devo fare. Cercando dentro, l'ho detto alla cuoca Romero, l'ho fatto questi, non mi ha fatto. A me è capitato una volta che la lampa, io sono uscito di casa e scendevo a piano terra, all'ultimo piano andavo a prendere la macchina. Avanti a me c'era un signore, attualmente defunto, Gallucci. Il quale, no, o padre Fernando, come si chiama? Gallucci. Gallucci.
Allora, mentre lui era davanti, lui usciva dall'ascensore e non mi ha visto. E sta improvvisamente, boom, lo sguardo. Allora io gli ho fatto buongiorno. C'è l'armato di piedi. Natale. Quando lui dice via, 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 pronto, via, 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 via. Non lo aprite. No, io lo apro. No, non lo apro, non lo apro. Vai, vai, non lo apro. Non lo apro. Ti sei perso Francesco. Ma io non lo apri. Vai, caccia, 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 caccia. Guarda, adesso ho caricato, non sono capace. Che bello, sì sì, ma ho capito. È utile tra l'altro. Sì sì sì. E non ci sono figli. Perché non è... Attenzione, niente figli, che... Quando c'è ripresa non sai dove appoggiare il cellulare. Chiara! C'è così. Chiara! Sbagliato, allora lo metto, aspetta perché io... Io ne avevo un altro, eh. Allora, comincia a inquadrare. Questo è quello che Anna mi ha regalato. È mio, me l'ha regalato. Inquadra. Inquadra. Questa è la pashmina parigina. Di bel colore. È un fascicollo. Si va peso. Quindi tu l'hai vissuta qua, vero? È bello. Ma non è una mano che va ad aprire. Mi dà benissimo. Grazie.
Ma non faccio a me. I ventoli l'avete aperto? Sono qua, ce le portiamo qua così. No, però ma devi indossarlo però. Certo. Ma ve lo può stare. Ma devo stare con la bottiglia di quattro vento. Questo per il mio. No, no, ma avrei addosso come mi scappa. Ah, io non ci allora. Oh. Si fa 8 giri. Ah, sì, poi. No, tutti i fiocchi devono mettere. Caspita, col freddo parigino. Ebbene, ma allora fa finta. Una scappata, una io. Io ricordo, questa cosa di Giannotto, per favore. Giannotto. Finalmente, porta spazzolino. Sì, un piede.
Ma dove?